È iniziato il tempo sacro della Quaresima che prepara la gioia pasquale attraverso un itinerario di purificazione e di preghiera sulle orme di Cristo stesso che entrò nel deserto della prova per 40 giorni. Non possiamo dimenticare come lo scorso anno proprio il rito delle ceneri è stato il primo momento liturgico a subire forti limitazioni a causa del Covid. Nel 2021 la partecipazione avviene con le cautele che ormai sono ben note a tutti: distanziamento, mascherine, igienizzazione. Il cardinale Zuppi ha presieduto la messa in cattedrale, presenti i vescovi emeriti e le comunità dei seminari arcivescovile e regionale. La Quaresima, e questa in particolare, ha detto il cardinale nell'omelia, è una proposta di speranza. Si può cambiare, il mondo può essere migliore, tutti possiamo cambiare. Non c'è nessuno che è così lontano da non potersi avvicinare e così peccatore da essere condannato. La Quaresima ci aiuta a vivere interiormente e personalmente quello che siamo costretti a vivere con la pandemia. Il cardinale ha ricordato anche la concretezza dei tre pilastri della pratica quaresimale: digiuno, preghiera e elemosina. Sono le discipline della Quaresima. Non disprezziamole. Nessuno di noi le disprezza teoricamente. Praticamente sì, molto. Perché si cambia con tanta umiltà, con concretezza, non con grandi proponimenti o promesse che poi deludiamo e ci deludono. La via della povertà e della privazione, il digiuno, lo sguardo e i gesti d'amore per l'uomo ferito, l'elemosina, il dialogo filiale con il Padre, la preghiera. Così ci ha scritto Papa Francesco. Nel digiuno troviamo, a volte faticosamente, l'io. Bisogna digiunare da parecchio orgoglio e da parecchio grasso per riuscire a trovare l'io. Nell'elemosina troviamo l'altro, il noi, il nostro prossimo. Nella preghiera, finalmente, troviamo il nostro tu, lui, che ci fa capire quanto siamo amati. Siamo entrati nel tempo di Quaresima, è tempo di preparazione alla Pasqua e che insieme con il tempo pasquale crea il grande ciclo della redenzione che dal mercoledì delle ceneri fino a Pentecoste ci farà gustare il mistero della salvezza. Questo nostro tempo quaresimale, segnato dall'esigenza di purificazione, di liberazione dal male, ci prende per mano e ci accompagna attraverso la forza dello Spirito fino alla veglia pasquale, all'ingresso nel regno di Dio, alla partecipazione della pienezza del dono di Cristo. È un periodo nel quale la celebrazione si spoglia un poco dell'aspetto suo più solenne e più festoso per assumere invece i tratti un po' più consapevoli del proprio peccato, del proprio limite, i tratti più caratteristici, più macroscopici, ecco, diciamo così, di questo tempo di Quaresima li riconosciamo facilmente tutti: nei paramenti viola, nell'assenza del canto dell'Alleluia e del Gloria nelle nostre celebrazioni festive. Anche il percorso biblico è un po' diverso nella nostra celebrazione eucaristica rispetto a quello a cui siamo abituati nel tempo ordinario. Le domeniche di Quaresima infatti hanno un loro andamento personale, particolare, non hanno un andamento progressivo come nel resto dell'anno. E anche la lunghezza delle letture aumenta. Le domeniche di Quaresima saranno una sorta di gradino che un passo alla volta ci porteranno fino alla vetta
porta della Pasqua fino alla soglia della veglia pasquale. La Quaresima avrà poi il suo culmine nella Settimana Santa, a cominciare dalla Domenica delle Palme, con cui noi acclameremo a Cristo Re che viene per la nostra salvezza a compiere la nostra santificazione. E nei giorni della Settimana Santa, soprattutto il Triduo Pasquale, che è il centro di tutto l'anno, il momento più importante della fede di tutti i credenti, nel quale il Signore ci fa passare dalla morte alla vita attraverso i santi misteri, attraverso la celebrazione dell'ultima cena, la celebrazione della sua passione e della sua risurrezione dai morti. Negli ultimi mesi l'ufficio liturgico diocesano ha promosso una serie di incontri da remoto con l'obiettivo di conoscere meglio la nuova edizione italiana del Messale Romano, ma volti anche ad approfondire l'esigenza dell'utilizzo di vari linguaggi liturgici nella celebrazione. Nei nostri appuntamenti abbiamo cominciato a dicembre con l'attenzione al linguaggio visivo, alla luce, e siamo stati aiutati, oltre che dalle orazioni del Messale natalizie legate alla luce, alla visione del Dio invisibile, siamo stati aiutati anche dall'architetto Francesca Leto a percepire il linguaggio luminoso e visivo delle nostre architetture come un luogo di manifestazione della salvezza. Nell'appuntamento invece di gennaio ci siamo concentrati sul linguaggio olfattivo, sul profumo. Anche lì, guardando sia nel Messale i riferimenti al profumo come esperienza di Cristo, che esperienza del mistero di salvezza, e come pure anche alcune attenzioni specifiche all'utilizzo dei profumi all'interno della celebrazione come elemento esperienziale fondamentale della nostra vita. Ci ha aiutato Suor Luciana Dalmasetto. Nell'ultimo appuntamento del mese di febbraio abbiamo concentrato le nostre attenzioni sul linguaggio uditivo nell'imminenza della Quaresima. Siamo poi stati aiutati a valorizzare il linguaggio uditivo, il linguaggio sonoro, da Suor Elena Massimi, che collabora con l'Ufficio Liturgico Nazionale. Tutti questi appuntamenti hanno avuto anche una parte pratica curata dal direttore del coro della cattedrale, Don Francesco Vecchi, sulle nuove melodie del Messale. Questi nostri appuntamenti e tutto il materiale è reperibile nella pagina dell'Ufficio Liturgico della nostra diocesi di Bologna. Giovedì dopo le ceneri è un'iniziativa che da vari decenni la nostra facoltà teologica dell'Emilia-Romagna promuove. Negli ultimi anni ci siamo soffermati soprattutto su alcune suggestioni provenienti dal Magistero di Papa Francesco. Che cosa ci possono dire i giovani in ordine ad una fede adulta? Perché le nostre comunità possano annunciare in maniera adulta il Cristo crocifisso e risorto. Ecco, questo è stato l'oggetto della mattinata di oggi. Il mio discorso sostanzialmente parte dall'esperienza di vita che è per me il Triduo Pasquale, come liturgia. Può sembrare un po' strano, nel senso che sentire un giovane che parla di liturgia fa sempre un po' strano. Non sarà un'analisi tanto del momento liturgico e di tutti i vari riti, ma di come queste atmosfere, che io proprio riferisco come atmosfere vive, hanno influenzato un po' quella che è per me la percezione del Triduo Pasquale, nel senso che per me il Triduo Pasquale è completamente, quindi nella sua esperienza totalizzante, la messa, nel senso che la cura dell'atmosfera, degli odori, la stimolazione dei sensi che per me avviene durante il Triduo Pasquale è qualcosa che mi aiuta molto a immedesimarmi. E quindi passerò per il giovedì, dove mi collego un po' a un'atmosfera che non mi è mai sembrata troppo gravosa, nel senso che il giovedì io lo riferisco e lo identifico molto come una pacca sulla spalla, come l'emblema della fraternità, quindi la cena, e poi rivedere tanti fratelli che per me nella realtà del Giovedì Santo è vedere tanti bambini del catechismo che sempre affollano tutta la chiesa e vederli tutti assieme con queste campanelline nella mia parrocchia che suonano. E passerò poi attraverso quella che è la veglia del venerdì, dove per me tutto si concentra attorno al rito del basso della croce,
rito che generalmente vivo e vivevo come chierichetto, nel senso che durante la liturgia del Triduo davo volentieri una mano servendo, e che quindi vedevo dalla parte, diciamo, dalla schiena della croce, guardando negli occhi le persone che si avvicinavano per il bacio. E questo mi ha sempre messo molto in difficoltà, nel senso che credo che in quell'istante si realizzino e si manifestino nel cuore di tutti quelle che sono le ferite, i drammi, che possono essere piccoli o grandi, ma sono sempre presenti nella vita di ciascuno di noi, e che in quel momento sembrano quasi condensarsi in un unico sentimento di quasi di disperazione, ma di afflizione, e che io riconduco in massima parte, diciamo, all'esperienza di vedere attraverso una croce che proprio sta in mezzo, e nella visione di mia madre. Io ritengo che mia madre sia una persona tranquilla, cioè una persona che sta bene, una persona adulta media, e però vederla in quel momento e vedere i suoi occhi mi ha sempre ricordato poi quella che è un'esperienza di dramma, o comunque di ferita che anche lei ha, nel senso che lei a 16 anni ha perso un papà per malattia, ha dovuto lasciare la scuola e ha dovuto incominciare a lavorare, e quindi quella vicenda di vita che è scontata magari nel quotidiano, rivista attraverso l'immagine della croce in quel momento, mi avvicina, pur con questa distanza proprio fisica, al dolore che è comunque presente nella vita di ciascuno di noi. E per finire, diciamo, concludo con un momento sulla veglia pasquale, quindi il sabato, e sabato che per me è tre momenti che sono molto legati alla processione d'entrata, quindi proprio questa entrata nella chiesa, e che è collegata a tre sensazioni, potremmo dire, che sono anche un po', toccano tre sensi molto importanti secondo me nella liturgia, che sono l'olfatto, nel senso che per me il sabato santo è l'incenso, e quindi questo incenso che è un odore molto forte, tanto da essere quasi un odore che non può essere contenuto nei polmoni, tanto che dà fastidio, trasmette proprio secondo me la dimensione di un Cristo che è sì umano, perché viene in mezzo a noi e muore come uomo e con la peggiore delle morti per l'uomo, ma è anche divino, e quindi è incontenibile, è scomodo, e questa scomodità per me l'ho sempre legata a questo incenso. Poi c'è la vista, quindi la luce, ed è in pratica nel momento della processione, quando, partendo dall'accensione del cielo pasquale, la luce del cielo pasquale attraverso il prete e anche i ministri viene consegnata alla comunità e si spande all'interno della comunità. E infine è l'exultet, nel senso che con l'exultet io ho un rapporto un po' particolare, perché per me è sempre stata il canto più bello che ci possa essere durante una messa. L'intervento giovedì sarà una semplice riflessione a partire dalla mia persona, quindi l'insieme dei miei studi, ma soprattutto del mio essere una ragazza giovane. E infatti, fissando alcuni punti dell'esortazione apostolica che Papa Francesco fa ai giovani, la Christus Vivit, cercherò di rileggere alcune mie esperienze personali sotto una luce differente, che è quella dell'annuncio pasquale. Sarà un modo soprattutto per ricordarmi e ricordarci insieme, perché è una riflessione tutti insieme, che nonostante le fatiche, le sofferenze, le assenze, che anche questo tempo di pandemia un po' ci fa sperimentare, ci ha fatto sperimentare, tutto quello che in modo negativo contraddistingue la nostra vita, può essere visto sotto una luce più grande, e soprattutto ci possa ricordare che abbiamo un Dio che ci ama da morire. Ecco, questa frase, che è un po' il mio slogan, Dio mi ama da morire, sarà il cuore del mio intervento, e soprattutto è per me quotidianamente un motivo di gioia e il punto di partenza per annunciare e essere testimone nel mondo. In occasione della festa della Madonna di Lourdes e Giornata Mondiale del Malato, l'Unitalsi Bolognese ha donato alla parrocchia di Santa Rita in via Massarenti le statue della Vergine e di Santa Bernadette, che sono state collocate nella grotta devozionale che si trova nel piazzale della chiesa e dove lo scorso anno le sacre immagini erano state sfregiate con atto vandalico.
Le statue sono state acquistate in occasione del recente pellegrinaggio regionale nel santuario francese. La presidente della sottosezione bolognese, Anna Maria Mesini. Le persone o la persona che ha fatto questo atto vandalico ha fatto un danno nei confronti delle nostre immagini, ma anche un dolore ai nostri malati che sono praticamente devoti alla Madonna di Lourdes, e che è la Madonna che gli dà la speranza, e non solo per la guarigione, ma gli dà anche la speranza e la forza di poter continuare nella loro malattia. Quindi siamo ben contenti e oggi abbiamo approfittato anche per far benedire un nuovo pulmino dell'Unitalsi che ci è stato donato dalla Fondazione Carisbo di Bologna. Ecco, a nome di tutta la parrocchia di Santa Rita ringrazio l'Unitalsi che ha avuto questo segno così bello di attenzione, di regalare alla comunità le statue rinnovate della Madonna di Lourdes e di Bernadette, che aiuteranno di nuovo tante persone che passano per via Massarenti, tante volte anche recandosi al Sant'Orsola per cose importanti e decisive della loro vita, a pregare, a affidare a Maria il loro cammino. Oggi è una giornata importante che credo che quest'anno capiamo tutti molto di più, perché in un qualche modo abbiamo scoperto che siamo tutti bisognosi di aiuto, tutti malati e anche tutti responsabili di chi è malato. È una delle saggezze che dobbiamo conservare della pandemia, sia per vincerla, e ancora c'è tanto da fare, ma anche perché questa esperienza ci aiuti a essere più vicini a chi è nella sofferenza, a capire e a ricordarci che siamo ognuno responsabile dell'altro. Il cardinale arcivescovo ha celebrato una messa nella cappella dedicata ai santi medici Cosma e Damiano nel padiglione 2 del complesso ospedaliero Sant'Orsola Malpighi. Presenti numerosi volontari che si dedicano all'assistenza degli infermi. Hanno concelebrato con l'arcivescovo i cappellani Don Gianni Cati e il cappuccino padre Geremia Folli, che ricorda l'importanza della cappella come luogo di raccordo tra ospedale e le comunità cristiane del territorio. Come cappella nacque dalla determinazione di avere uno strumento concreto per stabilire un rapporto stabile e anche molto vissuto tra la struttura ospedaliera e il territorio, che era il principio alla base della nostra volontà pastorale: recuperare l'ammalato come ricchezza da cui non prescindere nella vita parrocchiale. Il disegno era che ogni settimana una comunità venisse qui a testimoniare l'impegno di recupero del malato nell'impegno pastorale della vita comunitaria. Quando il cardinale Zuppi viene a Sant'Orsola è sempre un'occasione di grande festa. Oggi siamo qui al padiglione 2 a celebrare insieme all'associazione Volontari Assistenza Infermi la giornata del malato. E la presenza del cardinale ci stimola e ci invita a prestare sempre attenzione a tutti gli aspetti della sofferenza, anche quella più profonda, quella spirituale, che può associarsi anche alla malattia fisica e comunque può essere un aiuto, la fede e la speranza. E nell'aiuto del Signore può essere davvero un aiuto concreto anche alla guarigione. Quindi ringraziamo il cardinale, e credo che sarà un momento sempre emozionante per tutti noi, e soprattutto ringraziamo tutti i volontari che ogni giorno ci affiancano nella cura dei pazienti per quell'aspetto appunto spirituale che è fondamentale così tanto quanto il corpo. A volte si parla di volontari, e io ringrazio e saluto quelli del VAI, come se fossero però una categoria a parte. Siamo tutti tenuti a esserlo. Non è una categoria specifica. Di per sé potremmo dire siamo tutti dei volontari. Tutti, cioè, possiamo servire, abbiamo qualcosa da dare agli altri, fosse solo la nostra persona, anche quando non facciamo niente. E il servizio è sempre legato a gratuità. Senza questa si trasforma in interesse e allora non è più un balsamo, diventa un'altra cosa. Il servizio, dice il messaggio,
guarda sempre il volto del fratello, tocca la sua carne, sente la sua prossimità fino in alcuni casi a soffrirla. Certo. E cerca la promozione del fratello. Per tale ragione, dice sempre Papa Francesco nel messaggio, il servizio non è mai ideologico, dal momento che non serve idee, ma persone. Come documentato da questi scatti fotografici, dopo la messa il cardinale ha fatto visita al reparto di cardiochirurgia, dove si è intrattenuto con il personale sanitario e parasanitario e anche con diversi dei degenti. Con tutti si è trattenuto per un piccolo dialogo e non sono mancate le preghiere insieme e le benedizioni. La giornata mondiale del malato è momento propizio per riservare una speciale attenzione alle persone malate e a coloro che le assistono, sia nei luoghi deputati alla cura, sia in seno alle famiglie e alle comunità. Lo scrive nel suo messaggio Papa Francesco per questa giornata, che coincide con la memoria delle apparizioni della Madonna a Lourdes. Dopo le iniziative e le celebrazioni che hanno avuto luogo mercoledì presso ospedali e comunità, l'Arcivescovo ha presieduto domenica 14 una messa solenne nella Basilica di San Paolo Maggiore. Risale al 1881 la tradizione di tenere solenni celebrazioni in onore della Madonna di Lourdes nella basilica retta dai padri Barnabiti. Due anni prima, infatti, l'intraprendente Giovanni Acquaderni vi aveva fatto allestire una cappella in cui ha fatto collocare una statua proveniente dai Pirenei, una delle prime immagini della Madonna giunte in Italia dal luogo delle apparizioni. Tanto che la cappella che riproduce la grotta di Massabiel ebbe il riconoscimento di santuario diocesano della Vergine di Lourdes. Anche numerosi ammalati cronici e disabili hanno potuto partecipare alla celebrazione, che ha visto la presenza del personale Unitalsi e del Centro Volontari della Sofferenza. Nel corso dell'omelia il cardinale ha citato il messaggio di Papa Francesco per questa giornata. La pandemia ha messo in risalto anche la dedizione e la generosità di operatori sanitari, volontari, lavoratori, lavoratrici, sacerdoti, religiosi e religiose che con professionalità, abnegazione, senso di responsabilità e amore per il prossimo hanno aiutato, curato, confortato e servito tanti malati e i loro familiari. Una schiera silenziosa di uomini e donne che hanno scelto di guardare quei volti facendosi carico delle ferite di pazienti che sentivano prossimi in virtù della comune appartenenza alla famiglia umana. Combattere per la vita ci dona vita e cuore, ha detto ancora il cardinale Zuppi. Non potendo a causa della pandemia allestire un rinfresco, Unitalsi ha fatto dono ai malati presenti di una primula per portare un po' di colore nel grigio di questo tempo. Oggi abbiamo ricordato insieme a Tancredi, Modesta, tanti amici che sono morti in questi anni a Bologna. È un'amicizia quella con le persone senza fissa dimora che è cresciuta in questi anni in città. Tante persone si sono unite alla comunità di Sant'Egidio, giovani, meno giovani, per stare vicino a chi è sulla strada e vive anche questo tempo della pandemia con difficoltà maggiori di altri. La comunità di Sant'Egidio a Bologna cresce attorno alla preghiera che ogni venerdì si fa in questa chiesa di San Bartolomeo e un altro giorno in un'altra parrocchia che ci ospita. Cresce attorno all'ascolto della parola di Dio e all'amore per i poveri. E credo che questa sia anche una domanda di tanti, di vivere il Vangelo in questo tempo come risposta alle tante difficoltà e alle tante domande che salgono dagli uomini e dalle donne e dalla nostra città. È da 30 anni che la comunità di Sant'Egidio ricorda le persone che sono morte per strada. La prima persona che ricordiamo è Modesta Valenti a Roma, che morì il 31 gennaio del 1983 alla stazione Termini, dove trascorreva le notti. Lei si sentì male, l'ambulanza arrivò sul posto ma si rifiutò di soccorrerla perché aveva i pidocchi. Questo episodio ha segnato profondamente la comunità e da allora viene fatta memoria di Modesta, che è vista come la martire dell'indifferenza, ai quali
i poveri guardano e in cui trovano conforto per ricordare tanti nostri amici, anche qui a Bologna, come Tancredi, morto nel 2013 in casa da solo, e oltre 70 persone di cui ricordiamo i nomi e conosciamo le loro storie. Mia, Albu, Mariano, Silvio, Adriano, Victor, Ida Maria, Bruno, Abdellah, Pasquale, Gino, Radu. Ricordiamo quelli che sono dimenticati dagli uomini, ma non da Dio, e che Dio ci insegna a ricordarli in vita e in morte. Sono e saranno come una litania di santi piccoli fratelli di Gesù, e speriamo anche nostri, e vogliamo anche nostri. Pronunceremo i loro nomi perché l'amore ce li fa conoscere uno per uno, per certi versi ce li ha fatti conoscere uno per uno, strappandoli dall'essere una categoria o dalla condizione di anonimi. Fate del bene a quanti più potete e vi seguirà tanto più spesso di incontrare dei visi che vi mettano allegria, scriveva Alessandro Manzoni. Il bene non è mai perso e ogni incontro sarà nella gioia e non nella paura, ma occorre far del bene a quanti più possiamo, iniziando da chi non ha nessuno che si ricordi di lui. Il tema della mia prolusione affronta un argomento che è allo stesso tempo attuale e anche ricorrente, perché si inserisce nel sistema di relazioni tra Stato italiano e Chiesa cattolica, e riguarda la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, cioè il riconoscimento dei loro effetti civili appunto nell'ordinamento giuridico dello Stato. E in particolare si affrontano alcune questioni che emergono dalla riforma del processo di nullità matrimoniale introdotta da Papa Francesco con il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus del 2015. Perché tra le condizioni per poter delibare in Italia una sentenza ecclesiastica c'è anche l'accertamento da parte dei giudici italiani del rispetto del diritto di difesa nel processo canonico. E quindi in questa relazione si passano in rassegna appunto alcuni punti nei quali occorre che il giudice ecclesiastico, attraverso una corretta attività interpretativa, possa adeguatamente tutelare questo diritto di difesa, in modo appunto che la sentenza sia delibata. E da questo punto di vista si può scorgere, diciamo, una collaborazione tra giudici ecclesiastici e giudici italiani che, attuando proprio lo spirito dell'accordo del 1984 di revisione del concordato lateranense del 1929, appunto attraverso un'adeguata tutela dei diritti di difesa, possono perseguire ciascuno nel proprio ordine le proprie finalità, che sono da una parte una tutela del diritto di difesa che nell'ordinamento italiano è funzionale alla promozione della dignità della persona umana, che è il baricentro della Costituzione. Dall'altra, nell'ordinamento canonico, il diritto di difesa, che è ancorato tra l'altro al diritto divino naturale, costituisce una premessa fondamentale per condurre un processo giusto che accerti la verità sulla validità o meno del vincolo, e quindi salvaguardi il fine ultimo appunto dell'ordinamento canonico, che è la salvezza delle anime.